Siamo alla Contrada Silva del comune di Cassano, dove insiste la discarica comunale, la discarica controllata, diciamo, ad opera di ignoti, probabilmente di natura dolosa. In nottata è stato appiccato il fuoco a delle ecoballe. Chiaramente, appena scattato l'allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia locale. È stato informato il sindaco della città, Gianni Papasso, che è qui con noi, che si è subito portato sul posto per constatare quanto accaduto. Sindaco, anche altre realtà in Calabria sono state interessate da simili episodi, probabilmente anche di origine criminosa. Che cosa c'è che si può dire? Ma proprio in questo momento mi informano che diciamo, gli operatori hanno trovato dei varchi di apertura sulla recinzione della discarica e quindi significa che è di natura dolosa. Probabilmente è la stessa mano che ha appiccato il fuoco da Siderno, San Giovanni in Viore e in tutta la Calabria, la mafia delle discariche. Noi ci opporremo con forza e con determinazione. Noi difenderemo quello che è la legalità del ciclo dello smaltimento dei rifiuti, difenderemo soprattutto con grande forza e determinazione l'ambiente, perché difendendo l'ambiente si difende la salute dei cittadini. C'è fumo, questo fumo diciamo, si sparge nell'aria, sta arrivando anche l'ARPACAL, ho chiamato il direttore generale l'onorevole Pappatero, così come ho informato l'assessore regionale all'ambiente, che ringrazio perché immediatamente si è dato da fare, ho informato anche l'assessore regionale Gallo, sono informati tutti gli organi, diciamo, istituzionali che in questa circostanza devono intervenire. Ringrazio i Vigili del Fuoco per l'encomiabile lavoro che da subito stanno svolgendo, così come ringrazio i carabinieri e la polizia locale che da subito si è portata sul posto e sta coordinando insieme ai Vigili del Fuoco tutte le operazioni di spegnimento. Il problema adesso non è più l'incendio, perché vedo che si sta intervenendo con grande forza, con determinazione, con consapevolezza di fare subito per evitare di inquinare l'ambiente e di conseguenza attentare alla salute pubblica. Il problema è che in Calabria purtroppo c'è una regia occulta a cui probabilmente non va giù che rispetto alla questione dei rifiuti si faccia un percorso nuovo, percorso a cui sta partecipando dignitosamente, ma anche come dire, con grande consapevolezza il Comune di Cassano, per mio tramite, la Giunta, i funzionari del Comune che ringrazio. Noi abbiamo creato una rete di collaborazione tra Cassano e la Regione Calabria. È un atto che censuro con forza, lo censuro a nome di tutta la città di Cassano. Noi vogliamo vivere nell'assoluta legalità, nella pace, nella concordia, vogliamo rispettare l'ambiente perché rispettando l'ambiente rispettiamo anche quella che diciamo, è la salute dei cittadini. Credo che questo incendio assume un valore diverso anche rispetto agli altri incendi praticati e appiccati presso altre discariche. Ieri sono stati i funerali dell'onorevole Sandel, anche per rispetto alla memoria dell'onorevole Sandel, credo che questi delinquenti avrebbero dovuto capire che non bisognava farlo. L'hanno fatto, censuriamo, noi staremo sempre dalla parte dello Stato, ovviamente in un processo che si dovesse diciamo, instaurare, il Comune di Cassano sarà parte civile perché quello che è stato consumato è un atto indegno, no, un atto delinquenziale, mafioso che censuriamo con forza e con determinazione. Sindaco, un segnale sicuramente negativo quello che si è verificato nel territorio del Comune di Cassano questa mattina, che testimonia che purtroppo l'ecomafia ha guardato e guarda con interesse anche questo territorio. Io prima di parlare ho voluto ascoltare, mi sono orientato nel momento in cui mi dicono che sono i varchi nella recinzione, che significa che quelle della mafia, delle discariche, quelle della mafia dei rifiuti sono arrivate anche a Cassano. A costoro io dico che noi ci ribelliamo, ci tuteleremo, non li faremo passare.